Questa mattina il Forum per la difesa della sanità pubblica si è espresso dopo le ultime vicende riguardanti i tagli della Cattolica. Si teme per la qualità della salute dei cittadini, ma anche per i dipendenti della struttura privata, che subirà tagli. Ad una settimana esatta dal referendum costituzionale, tante le proposte avanzate sul futuro. Sentiamo quanto dichiarato da Carlo Perrella del Movimento Idea. Come anticipato anche ieri, questa mattina Molise TV è stata a Napoli per la presentazione del nuovo film prodotto da Aurelio De Luigi De Laurentiis, Natale a Londra, Dio salvi la regina. Con la regia di Wolfgango De Biase, il film sarà nei cinema a partire dal prossimo 15 dicembre. Termina 1-1 il derby molisano, che sembra il risultato più giusto per quanto visto in campo. Meglio il campo basso nel primo tempo, ma Lagnone è uscita alla lunga rischiando anche di vincere nel finale. Resta l'amarezza per l'assenza di pubblico, sottolineata anche dai cori che i pochi tifosi accorsi hanno intonato. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Il lunedì riparte all'insegna della sanità. Questa mattina il Forum per la difesa della sanità pubblica si è espresso dopo le ultime vicende riguardanti i tagli della Cattolica. Si teme per la qualità della salute dei cittadini, ma anche per i dipendenti della struttura privata, che subirà tagli. Sentiamo il servizio. Si continua a temere per la salute dei cittadini a Campobasso e dopo l'ultima notizia su imminenti tagli alla struttura privata della Cattolica crescono le paure. Anche l'arcivescovo Giancarlo Brigantini interviene sulla questione e negli ultimi giorni ha preso una netta presa di posizione sui tagli imposti dal governatore e commissario ad acta per la sanità privata alla Cattolica. Il vescovo non ci sta e dice la sua. Tuttavia questa mattina anche il Forum per la difesa della sanità pubblica è scesa in campo per parlare di una questione alquanto delicata attraverso una conferenza stampa. Questi i punti elencati. Secondo il Forum, il privato, come sta avvenendo in questi giorni e come già avvenuto in passato, minaccia di chiudere e andare via. Questo è uno dei principali motivi per cui difende la sanità pubblica, che invece non può chiudere i battenti e deve comunque cercare di prestare le cure necessarie a tutti i pazienti. Gli esponenti, e in particolare Italo Testa, comprendono certamente le preoccupazioni dei dipendenti della fondazione, ma anche io degli operatori sanitari del settore pubblico, in particolare i precari, poiché le varie fusioni aziendali e i processi di ristrutturazione in generale potrebbero determinare una riduzione del personale e quindi dei licenziamenti. Intanto i cittadini per la sanità di qualità chiedono al presidente Frattura di revocare il provvedimento e invitano tutti i molisani ad una grande mobilitazione, ad iniziare dall'incontro pubblico che si svolgerà questo giovedì di 15 dicembre alle ore 17:30 presso la provincia di Campobasso. Si teme per la qualità della salute e della vita dei cittadini, ma anche per i posti dei dipendenti, dei lavoratori? Ma sicuramente, diciamo, se consideriamo la nostra regione, l'industria più fiorente, che ha più posti di lavoro, è l'industria sanitaria, insomma, diciamo, anche forse eccessivamente, è stata eccessivamente larga, nel senso che non essendoci altre possibilità, o per me, essendo chiuse altre possibilità, era questa la situazione. Quindi sicuramente andava razionalizzata questa, sicuramente sì. Tuttavia, però, non puoi, quando vai a mettere mano a una situazione di questo genere, è chiaro che devi andare a colpire un pochettino queste. E che colpisci? Colpisci le fasce più deboli, colpisci le fasce più forti. Questa è la nostra paura, insomma. E in uno scambio tra medicina, sanità pubblica e sanità privata, chi è che è più debole in questo momento? È il personale della sanità privata, che stando con dei contratti privatistici è più esposta di quella della sanità pubblica. Passiamo ora alla cronaca. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri di Sesto Campano, un trentenne originario dell'Alto Casertano è stato denunciato per aver attuato una vera e propria forma di persecuzione nei confronti dell'ex fidanzata, una 25enne di Sesto Campano. Atti persecutori condotti attraverso una serie di innumerevoli di molestie e gravi minacce mediante l'invio di sms telefonate a tutte le ore del giorno e della notte,
contenenti frasi oscene ed offensive. Avevano cagionato nella vittima un perdurante stato di ansia e paura negli ultimi giorni. Il trentenne aveva anche iniziato ad appostarsi tutte le sere sotto la casa della donna. Finalmente la ragazza ha però trovato il coraggio di denunciare l'ex ai carabinieri, che in poco tempo hanno raccolto gravi indizi nei confronti dello stalker. E ad una settimana esatta dal referendum costituzionale, tante le proposte avanzate sul futuro. Sentiamo quanto dichiarato da Carlo Perrella del Movimento Idea. Sentiamolo. Carlo Perrella, il Molise si è uniformato al risultato italiano per quanto riguarda il referendum costituzionale, il trionfo del no, un monito e un modo da parte vostra anche per ripartire. Sì, il Molise sì, il risultato è simile nei numeri a quello nazionale, ma qui ha un sapore diverso, credo un sapore molto importante, un sapore di libertà, un sapore di democrazia, cosa che in questa regione negli ultimi anni è venuta a mancare. Noi di Azione Nazionale abbiamo partecipato in maniera attiva, forse siamo stati una delle poche forze insieme all'amico Tiberio a parlare con la gente, parlare con i cittadini. Abbiamo sicuramente presentato il movimento, ma abbiamo spiegato le vere ragioni del referendum, non attaccando qualcuno, parlando male di qualcuno, ma spiegando alla gente che cosa stava succedendo e il 4 dicembre cosa andava a fare. E questo veramente è stato un grandissimo successo, tant'è che c'è stata laddove, in quei territori dove siamo stati, che erano territori difficili, dico sempre, forse siamo stati l'unico movimento che è andato, dico, nella tana quasi del lupo, no? Riccia, dove e lì ho capito che qualcosa stava succedendo, qualcosa stava cambiando, perché c'è stata una partecipazione spontanea grandissima. Siamo andati lì non per parlare male della Fanelli, non per parlare male di Frattura, non per parlare male di Renzi, ma spiegare alla gente cosa faceva e cosa andava a votare soprattutto. Ecco, lei ha fatto riferimento un po' agli atteggiamenti aggressivi che si sono utilizzati in questa campagna elettorale che ancora continuano nonostante la sconfitta. Beh, è normale, un po' di battute ci stanno pure, e che altro vengono presi come sfogo rispetto, ripeto, a quel sistema che ha fatto male a questa regione, che aveva creato e che comunque ancora c'è attraverso l'attuale presidente della giunta regionale. Qualche battuta sicuramente, qualcuna forse pure un po' di troppo, però io credo che ci sia e sia normale. Finalmente c'è stata una volontà popolare così grossa, adesso però bisogna lavorare, perché bisogna riavvicinare il cittadino alla politica, non allontanarlo, facendolo partecipare. Una delle prime cose che faremo adesso come movimento da gennaio è quello di ritornare sui comuni e promuovere le primarie attraverso la scelta del presidente e dei candidati, ma parlando di programmi, cioè la scelta dovrà avvenire dai cittadini, parlando di programmi e non di persone. Quindi non faremo decidere dall'alto, ma faremo decidere, dico io, dal basso, dal territorio, attraverso anche gli amici, tantissimi amici sindaci, tantissimi amici amministratori che in questo momento si sono avvicinati a quest'area di centrodestra, per fare una politica diversa, una politica del territorio, ma soprattutto una politica della gente, perché oggi la gente è quella che ha bisogno e credo che la marcia vada cambiata, ma in maniera determinante. Continuiamo a parlare del referendum costituzionale e sentiamo la soddisfazione espressa dal consigliere regionale Salvatore Ciocca per la vittoria del no. Sentiamolo. Salvatore Ciocca, parliamo del referendum costituzionale, soddisfazione espressa dai comitati per il no. Soddisfazione ma sobrietà, perché non era una partita di calcio, qua si parlava della Costituzione e quando si parla della Costituzione bisogna pensarci seriamente. Perché la Costituzione è nata dagli stessi sacrifici degli italiani che l'hanno realizzata, con l'impegno, con la saggezza, con il valore. Ricordavo l'altra sera D'Alema, parlando, diceva quando in Parlamento si parlava di Costituzione il posto del governo era vuoto. Il rispetto istituzionale prima di tutto, poi quello delle persone. Si è voluto fare un qualcosa di diverso, si è voluto fare qualcosa di pasticciato, si è voluto fare un qualcosa che aveva altri fini, strumentalizzandolo con i costi della politica, con tutto quello che si può fare normalmente con azioni ordinarie, però si è dato un senso talmente balordo a questa storia che c'è stata una reazione degli italiani. E non stiamo a cozzaglia, non a cozzaglia anche cose offensive. Gli italiani hanno scelto con coscienza e ci vuole, io devo dire un'unica parola, rispetto.
quando si ottengono delle cose che decidono gli italiani, devono essere rispettate. Questa volta qualcuno voleva che si mancasse rispetto alla Costituzione ed è stato, non dico punito, ma quantomeno gli è stato detto: attenzione, non stiamo parlando del nulla, non stiamo parlando di una cosa ordinaria, stiamo parlando del futuro e del destino di questo paese, e allora ce lo riprendiamo tutto. Si firmerà domani 13 dicembre nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio il protocollo d'intesa tra l'unità territoriale ACI di Campobasso e il Comune di Campobasso. Un'iniziativa dell'assessorato alle politiche per il sociale di Palazzo San Giorgio che ha l'obiettivo di promuovere una campagna di informazione sul progetto servizi a domicilio nei confronti delle associazioni dei portatori di handicap, dei disabili e delle persone affette da patologie che impediscano rendano difficoltoso lo spostamento da proprio domicilio. In altre parole, il progetto permette di portare i servizi del pubblico registro automobilistico senza oneri aggiuntivi a casa dei cittadini che potranno, senza spostarsi, occuparsi del trasferimento di proprietà, della perdita di possesso, del duplicato di certificato di proprietà, della radiazione di esportazione e della revoca del fermo amministrativo. Il protocollo non comporterà oneri economici per il Comune di Campobasso, avrà durata annuale e si rinnoverà automaticamente. Cambiamo argomento perché si è discusso di piano industria 4.0 inserito nella legge di stabilità 2017 delle opportunità di lavoro in regione in occasione del convegno organizzato da Confprofessioni Molise che si è tenuto nei giorni scorsi a Isernia. Per noi la collega Lucia Lozzi. Mauro Natale, oggi si parla di piano nazionale industria 4.0. Quando la regione Molise in questo progetto ha la sua importanza? Beh, ha importanza fondamentale. Già 16 regioni hanno risposto all'appello nella conferenza Stato-Regioni. Il Molise ancora lo deve fare, speriamo che metterà subito una persona dedicata per questo progetto, perché chiaramente qua ci serve un partenariato completo dalle università alle industrie, serve insomma un partenariato abbastanza importante da creare, quindi bisogna fare sicuramente in fretta e possibilmente, dico io, anche collegarsi con le altre regioni del Mezzogiorno d'Italia. In effetti, Natale, fare rete sicuramente è una forza e potenzia il territorio. Quali gli obiettivi che si intendono raggiungere? Ma guardi, noi come Confindustria abbiamo in questo momento in carica quasi poco meno di 3.000 reti di impresa, funzionano molto bene e purtroppo quando poi andiamo a vedere sul territorio come sono sparse queste reti di impresa, vediamo che al meridione sono poche, credo che in Molise siamo a 2-3 reti di impresa create, quindi forse dobbiamo darci più da fare, collaborare di più e mettere veramente in rete, collegarci con industrie molto più grosse per far sì che quelle piccole possano poi diventare grandi. Secondo lei il Molise, pur avendo un grande potenziale, è all'altezza di un progetto di questa portata? Credo di sì, perché noi abbiamo nel Molise, sul territorio nostro, molte aziende che sono multilocalizzate e multinazionali e questo è un grosso vantaggio averle sul nostro territorio, mentre dall'altro lato abbiamo aziende, diciamo, di piccole dimensioni che sono prettamente molisane, quindi possono essere da traino queste grandi aziende sul territorio che sono delle multilocalizzate, far da traino a queste piccoline. E rimaniamo a Isernia perché c'è attesa per l'evento Antonio Forsma che si svolgerà questa sera all'auditorium a partire dalle 20:30. Uno spettacolo dedicato alla solidarietà nella serata di beneficenza organizzata dalla famiglia di Rollo per ricordare Antonio, giovane avvocato isernino scomparso qualche anno fa in seguito ad un incidente stradale. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione Famiglie SMA che si dedica alla ricerca sull'atrofia muscolare spinale e alla Fondazione Teleton, quest'anno parte attiva nella manifestazione. Tra gli ospiti dell'evento, oltre ai tanti giovani talenti isernini che intratterranno il pubblico con musica, canto e danza, anche il comico di Made in Sud, Paolo Cagliazzo, che porterà in scena il suo spettacolo Non mi chiamo Tonino. Il costo del biglietto è di 15 euro, gratuito invece per gli under 12.
L'ACI si attiva in collaborazione con 15 centri di revisione autorizzati, ricordando ai cittadini la scadenza di revisione del veicolo per chi ha acquistato un'auto nuova 4 anni fa, mentre i successivi controlli avranno scadenza biennale. In attesa della neve, inoltre, conviene rinnovare i pneumatici e tenere le catene omologate nel portabagagli. Sentiamo il servizio. L'ACI si attiva e in collaborazione con 15 centri di revisione autorizzati ricordano ai cittadini la scadenza di revisione del veicolo per chi ha acquistato un'auto nuova 4 anni fa, mentre i successivi controlli avranno scadenza biennale. Nel mese di dicembre gli automobilisti avranno modo di ricevere le lettere come promemoria se rientrano nelle casistiche di prima immatricolazione. Per mancata revisione dei veicoli o in osservanza delle norme di legge, le sanzioni vanno dalle 169 euro alle 679. Una nota dolente, quindi, perché in caso di omissione reiterata, l'organo accertatore potrà annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino a revisione avvenuta. La circolazione sarà consentita solo al fine di recarsi presso il competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti e al di fuori di detta ipotesi, nel caso in cui si circoli con veicolo sospeso, ci si potrebbe ritrovare con una sanzione amministrativa che può oltrepassare i 7.000 euro. Una prassi obbligatoria e in attesa della neve conviene rinnovare i pneumatici e tenere le catene omologate a bordo. Ottima risposta ieri pomeriggio a Isernia per l'isola pedonale lungo il corso Garibaldi. Dalle 17 alle 20 la Main Street isernina si è ripopolata come da tempo non si vedeva di domenica. Famiglie e giovani bambini hanno dimostrato di apprezzare la giornata a base di animazione, musica, artisti di strada, sputafuoco, Babbo Natale e tanto altro. La magia del Natale dunque si sente anche a Isernia con i mercatini tra Piazza della Repubblica e il corso principale a fare da suggestivo cornice fino all'8 gennaio, con un'offerta che va dalle decorazioni natalizie agli addobbi, dai dolciumi ai prodotti tipici alla bigiotteria. L'evento è stato organizzato dall'associazione ASCOP in collaborazione con la Proloco e il comune di Isernia. E come anticipato ieri, questa mattina Molise TV, che a breve ricordiamo sarà visibile sul canale 15 per la regione Molise e sul canale 17 per l'Abruzzo, è stata a Napoli per la presentazione del nuovo film prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, Natale a Londra, Dio salvi la regina. Con la regia di Wolfgang De Biase il film sarà nei cinema a partire dal prossimo 15 dicembre. Per noi ha seguito l'evento la collega Angelica Calabrese. Come di consueto Molise TV è sempre presente qui all'Hotel Vesuvio per le presentazioni di nuovi film. Questa volta si tratta di un cinepanettone Natale a Londra, Dio salvi la regina. Un cast variegato ha lavorato a questa produzione a cura di Luigi e Aurelio De Laurentiis. Si tratta di Paolo Ruffini, Bill Greg, Nino Frassica, Eleonora Giovanardi, Lucio De Santis, di Artetica e Enrico Guarneri. Un film sicuramente molto divertente che sarà al cinema dal prossimo 15 dicembre 2016. Noi per voi abbiamo seguito la presentazione e vi facciamo vedere quanto raccolto in mattinata. Continuiamo a parlare di questo Natale che è a Londra, parliamone un po' nel dettaglio. È stato divertente sicuramente la realizzazione del film. È stata divertentissima e credo che la bellissima energia che passa in questo momento così divertente si vedrà sullo schermo, quindi penso che sia sicuramente il mio film più divertente, più bello, quindi chi ha apprezzato gli altri film di questo cast splendido, sono un po' che... Come si chiama? Prego. Natale a Londra, Dio salve la regina, da giovedì 15 dicembre 2016, perché comprendi l'anno perché non so quando andare in onda. E questo Natale, 2016. Natale a Londra. Natale a Londra è un film bellissimo, divertente, con alta suspense. Il film ricorda un po'. Chi è Marta? Eh? Chi è questa signora? Suspense. Marta Suspense. Marta, l'ho detto Marta. Un'attrice? No, l'ho detto. Un'attrice. È un film che ricorda così alla lontana i soldi ignoti e la liceale del semplice professore. Un po' un misto tra i due film. Però, Marta Suspense. Marta Suspense. Protagonista. Sì, Marta Suspense è protagonista. Interpreta un personaggio che è uno chef innamorato, molto poco coraggioso, che aderisce a questo colpo per fare breccia nel cuore di Anita, che è
padrona del ristorante dove io lavoro, interpretata da Eleonora Giovanardi, e sono un personaggio molto cucciolone, molto tenero. Restiamo in tema natalizio, sono stati scelti i personaggi del presepe vivente a Rivisondoli. La Madonna sarà molisana. Sarà Roberta Sideri, sedicenne di Danciano, nelle vesti della Madonna del 66esimo presepe vivente di Rivisondoli, che si svolgerà il prossimo 5 gennaio alle 18 nella piana di Pie Lucente. E apriamo ora la nostra pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di Serie D e vediamo insieme la classifica della 16ª giornata di campionato. Alfonsine Fermana 0-1, Castelfidardo Chineti 5-0, Campobasso Olimpia Agnonese 1-1, Jesina Monticelli 0-0, Pineto Recanatese 0-0, Romagna Centro Vispesaro 0-3, San Maurese Matelica 2-1, San Nicolò San Marino 1-0, Bastese Calcio Civitanovese 1-0. La classifica: San Nicolò 33, Bastese 32 insieme a Fermana, Matelica 30, Vispesaro 30, Olimpia Agnonese 26, San Maurese e Jesina 23, Monticelli e Campobasso 22, San Martino 18 e Civitanovese 18, Romagna Centro e Castelfidardo 17, Pineto 16, Alfonsine 14, Recanatese 12, Chieti 1. Ancora calcio di Serie D, termina con 1-1 il derby molisano tra Campobasso e Olimpia Agnonese, disputato nella 16ª andata di campionato. Sentiamo il servizio. Il Campobasso in settimana ha acquistato due giocatori, si tratta di Fazio, un ritorno in rossoblu, e dell'attaccante Martiniello, classe 1996, lanciato proprio da Novelli negli anni scorsi. Sugli spalti pochi tifosi dell'Agnone, perché su decisione della prefettura di Campobasso si è preferito non far arrivare i tifosi appunto dalla cittadina altomolisana. Al quinto gli ospiti in attacco, ma ricamato scivola e l'azione quindi sfuma. Al settimo sono i lupi che vanno in avanti, Torvic di testa manda fuori. Al decimo azione di rossoblu, ma Fioretti tira alto. Al quindicesimo azione dell'Agnonese, ma Gragnoli tira fuori. La partita è piacevole, con rapidi capovolgimenti di fronte. Al trentesimo fallo su De Molen, punizione per gli ospiti, tira Gragnoli, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Al trentatreesimo Gulin fa tutto da solo, fa partire un gran tiro che sbatte prima sul palo e poi finisce in rete, l'1-0 per i locali. Al quarantesimo azione di Granata, ma Margarita di testa manda fuori. Finisce così il primo tempo con i lupi in vantaggio per 1-0, un vantaggio sicuramente meritato, perché la squadra molisana ha avuto anche un paio di occasioni per poter portarsi sul 2-0. Nella seconda frazione di gioco, al 50esimo azione dei lupi, viene atterrato in area Vitelli, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Al 60esimo azione degli ospiti, tiro di Ricamato, ma Palumbo manda in angolo. Al 61esimo tiro di Gragnoli, che manda la palla sopra la traversa. Al 62esimo esce per gli ospiti Rullo ed entra al suo posto Guerra Walter. Al 64esimo esce Vitelli ed entra invece De Matteis. Al 65esimo Grazioso, da buona posizione, si mangia praticamente un gol già fatto, tira in mano infatti al portiere, solo col portiere, tira infatti in mano al portiere ospite, che è bravo a parare. Al 66esimo l'Agnonese pareggia, bel diagonale di Nicola Guerra e palla in rete per l'1-1. Al 68esimo esce Kimbala, e questa è una sostituzione che non capiamo, ed entra al suo posto D'Aversa. Al 75esimo tiro di Gragnoli, ma Palumbo blocca la sfera. Al 78esimo tiro di D'Aversa e palla di poco fuori. All'85esimo tiro di Lollo, di poco fuori. All'86esimo esce Fazio ed entra Tini. Al 90esimo tiro di Gragnoli e grande e bella parata di Palumbo. Ottima la prova di Guerra, mi piace sottolineare questo giocatore dell'Agnone, molto giovane, classe 1997, che ha giocato un'ottima partita e oltre ad aver segnato un ottimo gol è stato sicuramente la spina nel fianco della difesa rosso-blu. Finisce così la partita con il risultato di 1-1 e domenica si chiude il girone di andata con la trasferta di Pesaro.
Dal calcio di Serie D a quello di Eccellenza, vediamo insieme risultati e classifica della 16ª giornata. Alife Gamba Tesa 1-1, Campobasso 19-19, Isernia 1-1. Sesto Campano Pietramonte Corvino 0-0, Cliternina Città di Termoli 0-4. Guglionesi Campo di Pietra 5-2, Spinete Venafro 0-5. Vasto Girardi Treppini Matese 2-0, Olimpia Riccia Macchia 0-5. Passiamo ora alla classifica: Macchia 33, Vasto Girardi, Isernia e Venafro 30, Guglionesi 26, Treppini Matese 24, Sesto Campano 22, Città di Termoli 21, Alife 20, Gamba Tesa 16, Olimpia Riccia e Campobasso 19-19 14. Campo di Pietra e Spinete 13, Cliternina 5, Pietramonte Corvino 2. E proseguiamo con il calcio di promozione, anche in questo caso vediamo risultati e classifica della 16ª andata. Boys Girsi Castel Mauro 1-0, Matese Baranello 2-0, Beccari Boiano 3-1, Cerce Maggiore Sant'Eliana 3-3, Frentania Molise 2-0, Rocca Sicura Maronea 2-1, Roseto Real San Martino 2-1, Vulcania Campomarino 1-1. Passiamo alla classifica: Frentania 31, Boys Girsi 29, Boiano 62-28, Vulcania 25 insieme a Rocca Sicura, Matese 23, Roseto 22, Campomarino 22, Molise e Baranello 19, Maronea 17, Castel Mauro, Beccari 15, Sant'Eliana 14, Real San Martino 5, Cerce Maggiore 2. Fabio Emanuele vince la quarta edizione dello slalom Città Catanzaro a bordo della sua Osella PA990 con una presentazione tutta cuore e determinazione. Gli avversari numerosi e di qualità si sono dovuti accontentare solo delle briciole. Il driver della Campobasso corse ha dettato subito legge lungo i tornanti calabrese, imponendosi nella prima salita ufficiale di gara. Emanuele porta a casa la vittoria in terra calabrese e la Campobasso corse fa doppietta grazie alla splendida performance di Luigi Vinaccia, che da diverso tempo è tornato a competere ad alti livelli. E con questo è tutto, il nostro appuntamento termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio al meteo e vi auguro buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54, a Campobasso. Persiste un flusso di correnti fredde in discesa dai Balcani che daranno luogo ad una giornata piuttosto fredda e ventosa sul sud-est. Tuttavia il cielo risulterà in gran parte sereno o poco nuvoloso, salvi locali annuvolamenti di passaggio. Temperature in ulteriore diminuzione, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali con mari fino a mossi sul versante adriatico. Vediamo le temperature nel dettaglio: Campobasso la minima 1, la massima 4, Isernia la minima 0, la massima 5, Termoli la minima 11, la massima 12. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. A consegli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.